Giuseppe Piccioni, regista, presidente della giuria della 10ª edizione di Circuito Off. Come ti senti? Ah, perfettamente a mio agio, mi sento molto meglio qui che a Lido. Ascolta, hai visto dei bei film finora? Sì, ho visto dei film che mi hanno davvero sorpreso, non mi aspettavo questo livello. Ho visto una selezione di film internazionali e anche italiani di qualità davvero molto alta. Mi sembra sempre più interessante che insomma, questi film, perché io li chiamo film, no? Più che cortometraggi, abbiano proprio il passo del cinema, non sono più la ricerca di una trovatina o di una... hanno il passo del film, del racconto, del... ci sono stili diversi, c'è una ricchezza di offerte e credo che il cinema dell'industria insomma soffre un po', ecco, dovrebbe essere maggiormente così, dovrebbe essere nutrito da questo cinema, invece vedo che si sta un po' indietro rispetto a quello che accade qui a San Servolo, vedendo gli stili, i linguaggi, i profili degli autori, la voglia di parlare, c'è un clima meno intossicato che in altre manifestazioni. Senti, prima mi parlavi del fatto che ti sei rimasto appunto piacevolmente stupito di questa diversità di generi e il fatto che non ci sia un tema ricorrente, ma proprio film anche molto distanti tra loro. Sì, è interessante perché magari noi siamo sempre un po' prigionieri di un eccesso di tematizzazione, no? È come se ricerchiamo sempre il senso e offriamo a volte allo spettatore un senso, un messaggio un po' troppo a buon mercato, no? È un po' il difetto, a volte noi preferiamo così che credere che sia l'argomento a nobilitare un film, invece qui ci sono degli spiazzamenti, ci sono delle continue sorprese dal punto di vista del racconto, della narrazione. Non è più appunto una promessa che viene fatta anticipatamente e che ottiene un consenso rispetto a quello di cui parla, ma è qualcosa che tu guardi con stupore, no? È quello che ci dovrebbe dare il cinema. Ascoltami, e riguardo i film italiani? C'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito, che non lo so, come ti senti anche forse in generale? Pensi che ci sia un po' una rinascita in Italia, ci sia un movimento, c'è qualcosa che bolle in pentola o è calma piatta? No, assolutamente, anche lì c'è qualcosa che sta faticosamente creando qualcosa di nuovo e che purtroppo l'industria non assimila, no? È vero che in Italia per un certo periodo è prevalsa una visione un po' utilitarista del cortometraggio, un po' cinica. Faccio il corto come primo passo per il cinema vero. Non c'è cinema vero, il corto è cinema. Si chiama corto in maniera, come dicevi anche tu poco fa, no? Quasi sminuente, così. Però è già l'inizio di una possibilità di esprimere, di manifestarsi, di manifestare un talento. Quindi credo che questo stia passando a favore di una moltitudine di giovani che appunto hanno la possibilità di mostrare il proprio profilo, di esprimersi, e questi corti hanno sempre più il passo del film, del cinema. Quindi credo che i prossimi anni saranno ancora più ricchi di proposte, di autori, di gente a cui auguro di entrare a più presto, ma entrare poi entrano ancora così. Cioè, esiste, mi fa piacere vedere che in un festival come questo ci siano già degli autori consacrati, riconosciuti. Ieri ne ho scoperto uno, no? È danese, il regista danese, che già ha una filmografia, una ricchezza, appunto la sua opera ha pari dignità rispetto all'opera di grandi autori del cinema contemporaneo. Quindi forse non starei tanto cioè, mi piacerebbe che in Italia ci fosse più attenzione nei confronti dei ragazzi, dei giovani che fanno, anche dei meno giovani che fanno dei corti. Grazie Giuseppe.